Ok, oggi si comincia un po' più tardino, ma è sabato, quindi si può fare. Si può fare. E finalmente trama. Finalmente trama. Ho fatto tutto ciò che c'era di secondario da fare fino a questo momento. Quindi mi sono un attimino, diciamo, sfogato, tra virgolette, facendo tutto ciò che c'era di secondario. Che adesso comunque vi faccio vedere anche dalla mappa, perché come potete vedere ho proprio salvato dentro Junon, proprio perché sapevo che avrei ricominciato da qui. Infatti, come potete vedere, mi manca soltanto una giocata a carte, che non so dove sia, ma probabilmente si sbloccherà a breve, perché quelli che dovevo affrontare a carte li ho affrontati. A meno che c'è qualcun altro che si nasconde praticamente in questa zona e lo troveremo magari cercando, stando un po' in giro. Side quest ce n'era una sola e l'ho già fatta. Le sfide di Chadley le ho fatte tutte. Ora non so se ve le posso fare vedere da qua. No, vabbè, queste sono quelle di sfida. Ah, ecco qua, simulatore di combattimento. Come potete vedere, le abbiamo fatte tutte. Abbiamo anche battuto quella maledetta Fenice che finalmente. Siamo riusciti a portarcela a casa, quindi mo finalmente si può andare con la trama. Si può andare a Junon, si può esplorare Junon e speriamo che ovviamente il tutto sia contornato da bella roba. Non so se fa doppio audio. Perché io parlo col microfono, ma non vorrei. Perché ho l'audio del gioco dalle casse. Mi sono scordato di attaccare le cuffie. Anche se in realtà potrei fare come l'altra volta. Anzi, per evitare casini, faccio esattamente come l'altra volta. Accendo le cuffie. Stacco le casse. E siamo a posto. Ecco qua. Così. Ho l'audio dalle cuffie, non c'è problema di ribombo, di audio diverso, eccetera, eccetera. Allora, ecco, questa è la zona dove dobbiamo concentrarci, ma voglio vedere se dentro la locanda, magari, se uno entra, magari sblocca l'altro giocatore di carte, perché vedete che la mappa ha tipo quell'effetto. Tipo effetto quasi MMO, no? Che con la nebbiolina e poi quando si esplora finalmente si vedono le robe. Perché effettivamente Junon Bassa mi dà 2 su 3 come sfidanti di carte. Quindi non è Junon in generale, è solo Junon Bassa. Quindi tecnicamente dovrei trovare l'altro giocatore di carte da qualche parte qui. Qui ci sono le porte che non penso che si possano aprire. Infatti, non penso proprio. Non penso proprio. Beh, vedi, perché ci sono diverse zone della mappa che vanno visitate, vanno esplorate. Effettivamente, ecco, vedi, ci sono anche materie che vanno raccolte. Quindi, materia galvanica che vabbè. Lascio un po' il tempo che trova. Bisognerebbe vedere anche se ci sono dei forzieri. Perché io effettivamente Junon Bassa l'ho esplorata pochissimo. Cioè ci sono stato praticamente 2 secondi proprio. Quindi non ho assolutamente. Non ho assolutamente fatto altro. Però qua ci sono delle stanze aperte. Non vorrei che magari. C'è qualcosa che possiamo recuperare. Come i bei Final Fantasy di una volta che possiamo entrare senza chiedere buongiorno, buonasera. E rubarci le cose che più ci aggradano. No, vero? Ok, scherzavo. Allora, da qua invece cosa c'è? Qui c'è praticamente il corteo anti-Shira. Zona gestita dalla Shinra. Qui c'è uno degli sfidanti a carte. Ed effettivamente non so. Vabbè,
Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Quindi la zona X è questa in realtà, quindi dovremmo parlare con qualcuno. O devo parlare... Tu cos'hai? Set di carte spietati. Comprate. Assolutamente, qua ci compriamo i deck, le espansioni ci compriamo. Poi qui c'erano i due ragazzini che abbiamo sfidato a carte. Cosa sarà? Tu Barrett che mi dici? Ok, qui dovremmo avere il boss che c'era nella demo praticamente. Ecco, vedi, raccogli informazioni e ripositi alla locanda. Qua sotto non c'è nessuno, vero? Boh, andiamo a vedere. Eccolo il giocatore di carte, vedi, è spuntato. Che mi sembrava strano non spuntasse il terzo giocatore di carte, perché mi dava la zona giù non bassa, quindi bisognava per forza avere un altro giocatore in questa zona. Ecco. Esatto. Ecco, qui adesso lo spostamento non è disponibile. Qui ora affrontiamo bel boss, debole a veleno. Quindi noi ce l'abbiamo veleno con qualcuno. Penso con Eris ce l'abbiamo, se non sbaglio, vero? No, minchia, non ce l'ho con Eris. Allora, questa elementale effettivamente la potrei togliere adesso, perché non devo battere più Fenice. Quindi ecco, benefica. Ok. E qui finalmente abbiamo un nuovo personaggio. Che tra l'altro è anche molto coerente, come ho detto nella demo, il fatto che Yuffie la si incontri direttamente a Junon. Proprio perché lei saranno, ovviamente, dopo gli eventi di Intermission, è praticamente scappata da Midgar e sarà arrivata qua, ovviamente. Tra l'altro Priscilla con lo smalto, già donna vera. Questo era il combattimento che chiudeva la demo. Quindi sappiamo già cosa fare. Qui purtroppo
Vai, Tifa. Ok. Ok. Ale. Bene. Ok. Seconda fase. Ok, ti fa 3 barre. Allora. Fa intenzione. Altro mai è quasi morto, però va bene. Ah, quella è rimasta nell'acqua. Madonna, non l'avevo vista che l'aveva colpita. Pensavo non si fosse fatta colpire. Vabbè, fare le tecniche sinergiche qua mi è servito ben poco, però ok. Cioè è morto praticamente. Ah, è finito al contrario, non è Priscilla che salviamo ma Yuffie. Cioè nell'originale facevi il CPR a Priscilla. Pensa tu al massaggio, ma... Cloud.
分派の連中、分派って？方針の違いで揉めてアバランチを飛び出したの。この人たちは私の客さ。あんたを助けてくれたんだよ。そうなんだ。ごめん。助けてくれたのに落としてはバカバカ。 さあユフィ、とりあえず部屋でゆっくり休みな。うん、そうする。ありがとね。ありがとね。ってなんだよ。言いたくないが、今時の若い娘はよ。che bella Yuffie, mamma mia. あれは? Cloud si è già asciugato. Tutta colpa del reattore. Ok, da qui possiamo dire effettivamente di essere totalmente blind perché... Vabbè, diciamo che tante altre cose non le avevamo viste. Oh! Vedi, un po' di esplorazione paga. Bella la materia vitale. Ottima. Ottimissima la... Madonna mia! お前、何ですって。私、すっごく尊敬してるの。本家よりずっとずっと。ああ、よく分かってんじゃねえか。てな、インテンス。ね、後で会える？頼みがあるんだ。俺もしなくちゃ。ね、ね。じゃあ、明日宿に来い。了解。そんじゃ、またね。 Madonna, decolla! È un aereo! Quindi Barrett e Yuffie... Ah, attenzione! Nuova ship? お客さん、聞きましたよ。海で大活躍だったとか。ありがとうございます。ベガベル。5部屋でいいですか？5部屋でお願いします。承知しました。 Ah, ognuno per la stanza propria? Pensavo facessero come a Calm, no? Che si sono divisi maschi e femmine. Già tanto che non vedevo così tanti clienti, però gratis. Cioè, quindi non hai visto niente comunque. Cosa, con chi sta parlando? Scusa, se siamo da soli... Firame.
Minaine. Oh. Claudio. Dareka iru no ka? Letto ka? Sore nara ii nda. Mimawari, gokurou sama. Tsukarete de sho? Yukkuri yasunde ne. Sì, ma non era Red quello. Oddio, c'è un forziere là dentro. Eris. Eris. Posso prendere il forziere per favore? Grazie, un secondo solo, eh. Non ti disturbo. Ma c'è un'arma per Eris, immagino. Infatti. Madonna, sta succedendo come sul set originale che mi stanno riempiendo di armi di Eris. Che muore veramente. Cioè, mi stanno riempiendo di armi di Eris apposta. Crea una zona in cui non si subiscono danni mentre si preparano le magie e potenzi i propri attacchi base. Però non ha il coso unito. Male, male questa cosa. Vabbè, le posso spostare sotto alla fine, le materie. Non è un problema. Ecco, posso fare così. Così almeno ho la materia energetica automatizzata. E poi qui le posso tenere anche separate. Quindi va benissimo. Ecco, così qua impariamo altre tecniche per la nostra Eris. Ma. Ecco, ora mi sa che posso entrare in tutte le stanze perché ci sono tutti i personaggi. ねえ、初めて会った時のこと覚えてる？花を押し付けられた。プレゼントしたんです。Te l'ho regalato。あの花、セブンスヘブンに飾ってくれたよね。飾ったの、ティファだと思うけど。さあ、どうだったかな？女の子からもらったものを他の子にあげるなんて。どうかと思うな。今後の参考に覚えといて。Ok. Qui c'è Red. Vedi, posso parlare con tutti praticamente. Ah, bella sta cosa, vedi, questo è un modo per aumentare la tua simpatia nei confronti dei personaggi. Minchia, ho fatto incazzare. E allora lasciami dormire. Immagino un ipotetico appuntamento con Red. Ah, qua non ci sono altre stanze, giusto? No, in realtà, aspetta, qui ce n'è una, ma è vuota. Quindi Barret e Tifa sono sopra. Scusa, qua chi c'è? Ah, qui c'è Barret. Ah, Tifa è sopra con me. Aia, attenzione. Attenzione. さっき助けたユヒって娘、頼みがあるって言ってたけどよ、なんだと思う？アバランチに入りたいのかもな。来る者は拒まずと言いたいところなの。Oh, la simpatia da parte di Barret è aumentata. Quindi a Red mi sa che l'ho infastidito, poverino. 適当にあしらうしかねえか。Invece Barret si è, vedi, è passato al livello 2. La simpatia di Barret è passata a livello 2. Se avessi risposto correttamente, probabilmente anche Red sarebbe passato a livello 2. Invece, io ho risposto: nessuno ti ha chiesto di fare la guardia. Diciamo che effettivamente sì. Io l'ho inteso in maniera un po' più, diciamo, ironica. Ma in realtà, da come si è posto Cloud, effettivamente è stato un po' scorbutico. Quindi capisco che Red si sia potuto incazzare. Cioè, ci sta. Perché effettivamente Claudio gli ha detto, nessuno ti ha detto di fare la guardia, come per dire, va.
Cioè, che cazzo vuoi? Tipo una roba del genere. Oremo. Oh. Calm no koto ayamaritai. Dozo. Utagatte. Era uno dei tuoi amici di infanzia. Yorozia no musuko da. Emilio wa Cloud no sukoshi mai ni mura o detta nda yo. Loro erano in quattro. Più Cloud. Che però Cloud si è allontanato per i motivi che vi ho spiegato l'altra volta. Faremo un esame orale. Oh. Ok, anche Tifa è aumentata, però ci possiamo ritornare? Niente, no, è un po' stanca. Niente, come non detto, mi scusi. Non la interrompo più. Cioè, non la disturbo più. Qui non c'è nulla da fare. Qui in fondo ci siamo già stati. Il tizio qua non mi caga di striscio. Vabbè, andiamo avanti, basta. Ora di dormire. Lui dorme con tutta la spada. Ti riposi? Sì, riposiamoci. Ah, che affamuzza. Ah. Si riposa facendo addominali. Buono. Comunque aveva detto che le stanze erano piccole. Cioè. Ma
忍者の仕事といやスパイか暗殺だろ俺たちがやってるのはそういうことじゃねえんだよな偏見離れたユフィちゃんはけなげにも活動資金を自分で稼ぎながら反神羅活動を続けてるわけでここで稼げないかなと探ってたらロドナー村長暗殺の仕事があるって言うんだよねそのターゲットが誰だと思うもったいぶるななんと大胆シンラカンパニーの新社長ルー・ファウス・シンラその人だどうびっくりしたもうすぐルー・ファウス・シンラが来るんだってこの村の真上何期に就任パレードかなんかやるらしいよここの人たちは国と太陽を奪われてからずっとシンラを憎んでるんだよねだからこの機会にそりゃすげえ村長私に払う報酬欲しさにあんたたちを神羅に売る気だよはああ残念もう売れちゃったおっ Dio la moto che è Roche già qua 手を組むってことでいいよねおいえ lui è Roche 上に行く方法はプリシラに頼んでおくからあとはよろしくSusa, mi sfondo ora la locanda. My friend. Grande Rush. Sono contento che comunque si riveda. Che effettivamente era sparito un po' così dalla circolazione. Invece si era visto già dai trailer che ci sarebbe stato Rush perché... C'è un frame dove si mette, dove si vede lui con la moto a Junon. Quindi ero sicuro sarebbe spuntato fuori. Però già adesso, bellissimo. Altro duello uno contro uno? Vuoi farmi sospirare, eh? Con calma, i VIP si fanno attendere. My friend. My friend. I got a zutsura nai na. Sonna tomo ni lonhou da. Kono tabi, Aeris Kyūsutsu tokumei butai ni battiki sarete ne. Sono koto o tsutae ni kitatte wa. Eh?一人で来たのか今回は挨拶に寄っただけだからねここは我々が踊るには少しばかりやぼすぎる不完全燃焼はお互いに避けたいだろう上に最高の舞台を用意してやるそこで君が来るのを待っているよマイÈ un personaggio, io lo adoro. Io lo adoro. Coco, 離れた方がいいよね。村にも迷惑がかかるし。上に行くならプリシラを頼れってユフィ言ってたよね。シンラの相手。ご苦労さん俺たちを売りやがってやってくれんじゃねえかほら少ないけど取っときななんだよこの金あんたたちにかかった懸賞金さもともとあんたたちにもいくらか渡すつもりだったのさ反神羅同士でいがみ合っても仕方がないだろうま、in realtà volevamo un po' di più. その時はその時さ。
うまくいったんだからいいじゃない。あとはユフィがうまくやるように祈るだけだね。Oh, ci sono nuovi incarichi a Junon. C'è un nuovo giocatore di Regina Rossa, Junon Scissa. Ma Junon Scissa ci posso entrare adesso? Penso di sì, cioè. Ok, abbiamo fatto tutto praticamente. Anche le side quest le abbiamo chiuse. Quindi, ok, possiamo andare. Possiamo andare più. Oddio, chi è che scoppia? Ah, erano gli altri che erano rimasti dietro. Benissimo. Possiamo proseguire con la trama un altro pochettino. Qua dovrebbe esserci il minigioco del delfino, no? Che penso si sblocchi ora? あ、そうだ。 私とイルカさんが出会った時の話聞く？あのね、海を泳いでたらキュイキュイって声が聞こえて。悪いな、急ぐんだ。ブー。ごめんね、プリシラ。用事済んだらまた来るから。イルカさんとのことその時聞かせて。じゃあ約束。はい。ミンキャ。アダエリス、giusto giusto gliel'ha fatto promettere。Eccola. それでどうするい？イルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたらきっと届くよ。で、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ。何でもや。Ovviamente. 俺が行こう。それじゃ準備ができたら声かけてね。Tutti quanti fissi di sguardo su Cloud. Ecco, vedi? Una volta saliti per un po' non potrete tornare a Junon bassa. Ecco, infatti questo è il classico messaggio che... È il classico messaggio dove ti dice o hai fatto tutto o per il momento ti attacchi al ca. Ah, ecco, vedi? Il minigioco del delfino. Vedi che ci sono... Ci sono le cose. Ecco, delfino volante. Fai divertire il delfino colpendo i palloni lungo il percorso e lui in cambio ti farà fare un bel volo fino alla sala di controllo della gru. Più palloni fai volare, più il delfino acquista velocità, ma se urta gli ostacoli, rallenta e rischia di rimanere a metà strada. Ah, tipo a Crash che c'è, tipo con Crash Bandicoot che c'erano... I livelli quelli a mare dove dovevi spaccare le casse. Ah, ma io tenevo premuto R2. Era taglia in curva. Io pensavo fosse l'acceleratore. Ah, vabbè. Ok. Ah, ora è tutto. Ecco, vedi, questo serve per fare tipo le derapate. Minchia, il delfino con le derapate. Ecco, tipo qua mi serviva la derapata. No, mi ha saltato uno. Pezzo di merda. Minchia, quelli ho saltati tutti. Ma wow, che bello pure con i tasti. Ah,
Vabbè, penso che ci siano i punteggi minimi e massimi. Ma se mi tuffo? Ma se mi tuffo me lo fai rifare? No. Beh, penso che poi si potrà rifare lo stesso. Anche se effettivamente non c'era un punteggio quello che era. Quindi penso che era soltanto una cosa fatta ad hoc per qui. Ok, ora salite. Perché effettivamente Barret in quella barchetta... Signore, ragazze, oddio. Cioè, ha scambiato tipa per una... Signore. Ah, signore inteso per Barret. Certo, effettivamente signore Barret. Sì, vabbè, il sonno, già. Sì, avevo interpretato signore come inteso di plurale. Plurale femminile anziché signore invece singolare maschile. Anche noi con sto italiano complicato, mamma mia, con queste parole tutte uguali. Finalmente siamo su Junon Alta adesso. Qui c'è il presidente che arriva. Lightwind. Eccolo. Mamma mia, che figo. Heidegger. Raggiungi gli altri. Ok. Ma qui non si può andare, vero? No. Passaggio di servizio. Ah, può essere che mi fanno travestire già qua, ma non credo. O probabilmente sì, perché effettivamente avrebbe senso. Cioè, potrebbe avere senso in realtà. Qui c'è un bel forzierino. Con tanto di logo della Shira. Ecco, vedi. Oh. Facciamo finta di niente.
Ok, andiamo avanti. C'è un po' di roleplay.私たちにとっては好都合だね。しかし広いな。クロマントを探すのも一苦労だ。ここにはいないようだ。町へ行ってみよう。Beh, è ovvio che qui non ci sono. Chi cazzo ce li porta qua? Strano che però, anzi, sti soldati non ti fanno domande. Cioè, alla fine. Cioè, sto utilizzando un condotto di servizio, quindi in teoria, cioè, dovrei essere uno che lavora qui. Madonna, te lo immagini entrare qui e triggerare il combattimento contro tutti sti soldati? Ah, qui non ci possiamo avvicinare. Madonna, anche la mappa di Junon è enorme. Ma guarda che bella Lightwind, mamma mia. Qui ci sono invece tutti i mezzi militari. Qui staranno facendo rifornimento perché ci sono, vedi, le cisterne di gas. Qui sicuramente non ti fanno passare. Ah, invece sì. Ah no, qui non ti fanno passare. Strano, infatti mi sembrava strano che potessi passare lì in mezzo ai soldati. Qui non c'è nulla, vero? Forzieri, cose, no, vero? Non... Madonna mia, cioè proprio niente, non ti chiedono manco mezza parola. Cioè ti vedono passeggiare lì, tutto con la spada, tutto... E io non avvicinarsi neanche da qua. Quindi dove dobbiamo andare? Di qua dobbiamo attraversare da qua. Ah, però vedi, l'indicazione mi dice di qua. Ah, vedi, ah sì, che c'è la... Ah, la pedana. Hanno, vedi, hanno ricostruito anche tipo la pedana. Quella che ti fa salire e scendere. Che poi, vabbè, tecnicamente dovrebbe essere la pedana che ti fa salire da giù non bassa, giù non alta, però... Qui probabilmente hanno fatto una sorta di sezione in più. Sono mamma dei... Ah, ecco, qui dovrebbe entrare ora l'uomo incappucciato. È Glenn? Vediamo se ci tolgono già sto dubbio. Haide. Utai no Suhuru Sōtoku no shisha o nanoru mono ga menkai o motomete imasu. Il governatore Sarruffo di Wutai. Glenn l'ho azzeccato. Vedi perché lui se lo ricorda? Perché lui l'avevo... era convinto di averlo ucciso. Minchia, l'avevo detto io. L'avevo detto che era Glenn. Dal primo trailer l'ho detto. E ho azzeccato anche questa. Vai così, a posto. Ok, azzeccato anche questa. Mamma mia, guardalo. Ovviamente invecchiato. L'avevo detto, Glenn. Mochiron shinderu sa. Dice lasciaci i soldi. Sassoku da ga Rufus shachou. Sono smorita.
次の時代のテーマはヒュージマテリアをめぐる争い。シンラとウータイが各地で衝突を繰り返すことで緊張関係を維持する。しばらくはそれでいい。これはストラノ、グレンネモルトパッティゴラ。状況は変わった。新しい絵が必要だ。Sembra più cattivo. Yakusoku no chi nante sora koto o mada shinjite iru no ka? Shinra no oyako wa mako o kumi ageru koto shika kangaenai. Tama ni wa kaesanai to hoshi ga horonjimau.戦争がもたらす怒り、悲しみ、憎悪はこの上ない連帯、高揚をもたらし、世界を奮い立たせ、その精神が星を潤す。星の未来のためだ。破局の一歩手前まで行ってみようが。Madonna, però queste non mi sembrano parole da Glenn, eh?始めたのはそっちだろう。もうガキじゃないんだ。好き勝手にやめてもらっちゃ困る。一緒に正義を果たそうぜ。Cioè lui che era quello che voleva proteggere。忘れるところだった。スフール総督からの伝言だ。社長就任おめでとうございます。ますますのご発展。Che vuoi vedere che Rufus, vedi, è un burattino in realtà. Che spiegherebbe anche il fatto del perché in Advent Children poi ha un cambiamento, diciamo, abbastanza radicale di carattere. Perché magari ha fatto delle cose che fino a quel momento magari non voleva fare o comunque sia. Madonna, quanto nero sicuro, quanto. Quanto nero sicuro, quanto nero sicuro che l'uomo incappucciato fosse Glenn. Cioè è dal primo trailer che lo dico. No, figurati se mettono Glenn. No, non credo, non sono né lui. Dal primo trailer l'ho detto. E sono andato proprio dritto per quella teoria. Però era un Glenn molto strano, molto. Sembrava proprio cattivo. Non è il Glenn che abbiamo conosciuto su Ever Crisis. Non è lo stesso Glenn. Proprio sembra cambiato radicalmente ed è anche per questo che potrebbe. Non lo so. Essere. C'è proprio. C'è discorsi del distruggere il mondo, fare la guerra, l'orlo del caos. Lui che voleva proteggere Rosen, che non voleva fare vittime a Wutai quando era giovane. Quindi veramente incredibile. Ecco la parata. Vedi, qui hanno fatto Junon. L'hanno divisa a livelli, vedi, hanno fatto più piani rispetto a quelli dell'originale, dove erano praticamente
Junon bassa e Junon. Qui invece ci sono diversi, cioè Junon alta, che sarebbe la parte superiore, è comunque divisa a più livelli. Perché giustamente c'è la zona ovviamente dell'armeria, la zona militare, la zona commerciale. Cioè più schematizzato, più ordinato l'organizzazione della città.何だ。ルーハウスが近くにいるってのに素通りなんて面白くねえと思わねえか。暗殺とは言わねえが、一言二言と言ってやって、ついでにぶん殴るぐらいしてやりて。一部賛成。タークスは私たちもう追わないって言ったのに、バイクの人は保護するとかなんとか、はっきりしてほしいな。そうだよね。でも 社長に会うなんてできるかな。策はある。え？パレードに乱入すんだろ。いや、参加者はほとんどが兵士だからな。敵に回すには数が多すぎる。パレードの一員としてルーファウスに近づくんだ。それならギリギリまで騒動にはならない。 本当？もちろん。クラウド、ねえ。バレットとレッドは港までの経路と警備状況を確認してくれ。そしてもちろん、クロマントの捜索。おいおい。シンラの制服を着ることになる。妥当な提案だ。うるせえ。じゃあ行ってくる。 Sì, ma voglio vedere la scena di Red che poi tipo deve stare su due zampe come era nell'originale che barcollava. Ecco, quella al solito che nel momento catartico. Proprio così. Posso sbirciare? Tre passi indietro, grazie. Cloud, che stai facendo? No, niente. Stavo qua. Stavo collezionando le farfalle. Vabbè, tanto a breve vi vedremo in bikini a tutte quante, quindi non è un problema. Quanti ricordi. Lui se la ricorda questa divisa. Lui era un fante, quindi. Quindi questa è molto più affine a Cloud come frase che a Zack. Sono sceme. Però. Fighissimo. Salve.
Che qui tra l'altro adesso l'hanno cambiata questa cosa. Perché adesso è Cloud che guiderà la parata. C'era scritto. まさかとは思うが遅刻か申し訳ありません申し訳ありませんバカ者今回のパレードがどれほど重要か分かっとらんのか今すぐ中に入れ指揮官に動きを確認してもらう 少しでも失敗してみろ。ベヒーモスの餌にしてやる。どうしよう。規定の頭に入っている。俺の真似をしてくれ。できるかな。何をぶつかり取る。さっさと入らんか。 Madonna mia, che esaminatrice. Soenshu ni chikokusuru to wa ii dokyou da. Kisamara, yohodo jishin ga aru you da na. Che nuova waifu sbloccata. Jikkuri to kakunin sasete morao. Sukoshi demo misu. Ma è 2 metri. Moruboru no kuchi ni hōrikomu kara na. Ii na. Esibizione preparatoria. Ecco, in vista della parata conviene allenarsi con qualche esibizione preparatoria che, se eseguita con tempismo, migliora l'affiatamento della squadra e la precisione dei movimenti. Rombo rosso, premi una volta. Pentagono giallo, premi più volte. Esagono azzurro, tieni premuto. Ah, ok, però vedi, si vede il fatto che devi premere più volte. Vedi, questo è singolo. Poi c'è la parte tenuta. Volevo vedere quello. Ecco, tenuto premuto. Ok, vedi, è una linea retta praticamente. Ok. Tanto è cantata. Cioè, la canzone della parata è cantata. È la stessa cosa che c'era nel remake. Bello che loro riescono a farlo tipo senza problemi. Ah, qui l'ho fatto un po' prima. Di buono uno. No, beh, non c'è bisogno. Sono seikaku de kire no aru ukoki. Bure no taika. Te questa sei innamorata di Cloud pure. Kisama, doko ni kakurete ita no? Pareto no sendo yaku o makasete mi wa ikaga deshou? Per guidare la parata, ecco, vedi? Sì. Tu. Oh oh. Parade no sentou ni tachi. Mina no teihon to naru juyou na yakume da. Waga taiga shachou shou o kakutoku dekiru ka inaka wa subete kisama ni kakatte iru to omoe. Ho. Non è buona forte comunque questo comandante.
し、ではまずお前たちにはアルジュロンにいる我が隊の兵を集めてもらう。兵は町に部隊を組んで散らばっている。そのうち最低限5部隊を集めてもらう。Dio, che reclutamento di Final Fantasy 9 con Steiner in giro. Ritto gar 第7歩兵連隊の腕章をつけている。兵が揃ったらパレード会場のエルジュノンまで連れてこい。遅刻は絶対に許されんからな。心して任務に当たれ。Ecco, e qui ora si vede. Ecco, vedi? Formazione per la parata. Per la formazione del settimo fanteria è necessario radunare almeno 5 gruppi di fanti in giro per Junon. A seconda del corpo di appartenenza dei soldati radunati, con le due potrei cambiare la formazione da inviare alla parata. Compiere con successo un'esibizione difficoltosa permette di ottenere una valutazione più alta. なんだ、兵士が見つからないのか。ケーキ漬けに飲んでいる奴らもいるかもしれん。酒場やバーを探してみろ。しっかり兵を集めてこい。な、コマンダンテ、スーパープロモッサ、コミュンク。アプローブド。キャラシーラー、シートラットのベン。あ、トゥノミンテレシ。に近づける？そうじゃない。社長賞を狙う。社長賞はルーファウス自身が表彰するはずだ。おお、クラウド、それって大胆、不敵、そして素敵。タタンタンタン。Ecco, e ora qui siamo alla via principale. Allora, in realtà sono già le due, quindi un po' tardino, però. Effettivamente sì, potrei farlo anche domani poi. Ok. Vedi, trovo i gruppi di fanti. Va bene, però direi che ci siamo. Per oggi già abbiamo fatto una bella scorpacciata. Tra l'altro, bellissima cutscene dove abbiamo avuto una importantissima conferma. Importantissima conferma che già era nell'aria, ma che adesso è ancora più cioè ancora proprio confermata anche a livello visivo. Quindi, bello, bello. Sono contento. Sono contento perché è dal primo giorno che ho sostenuto la teoria dell'uomo incappucciato e già sapevo chi fosse l'uomo incappucciato, quindi sono molto contento di averci preso. E il fatto di giocare Ever Crisis ti aiuta tanto, anche perché praticamente abbiamo visto un Glenn totalmente diverso da quello che abbiamo visto su Ever Crisis. Quindi sarà interessante vedere il perché Glenn è diventato così. Potrei farmi qualche idea, però, come si suol dire, la notte porta consiglio. Quindi, per questa sera, per questa notte, ormai abbiamo fatto un bel po' di ore, un bel paio d'ore ce le siamo fatti comunque. Però continueremo domani. Domani sera, probabilmente, sì. Domani sera, perché poi solitamente di mattino pomeriggio lavorerò al montaggio dei video, quindi non so se mi riuscirà ad avere tempo. Però, tecnicamente, domani sera continueremo raggruppando i fanti, facendo tutta la zona di Junon e speriamo di arrivare a Costa del Sol. Così finalmente avremo un'altra zona da esplorare, un'altra zona da, diciamo, guardare bene a fondo e proseguire verso quello che secondo me sarà il punto più alto del gioco, che sarà il Gold Saucer. Assolutamente. Il Gold Saucer sarà stupendo. Sarà stupendo. Quindi non vedo l'ora di arrivarci. Detto questo, ragazzi, vi auguro buonanotte, vi auguro buon fine settimana. Ringrazio chi è rimasto anche in lurk, chi è rimasto fino alla fine, anche per darmi, diciamo, un piccolo sostegno.
io vi aspetto domani se volete, continuiamo ovviamente solito orario 8:30-9 siamo di nuovo live e boh ragazzi, alla prossima.